Salve a tutti, bentornati a casa di Joe. Anche oggi visiteremo un altro angolo del bellissimo giardino di Palazzo Pitti, che è il giardino di Boboli. Buona visione a tutti. Oggi ci troviamo in cima alla collina del giardino di Boboli, in un ampio spazio aperto dove un tempo si praticava la caccia agli uccelli, con reti per imprigionare gli uccelli distribuite qua e là tra la vegetazione, una pratica molto diffusa nei secoli passati. E al margine del prato troviamo un'opera contemporanea, è il Tindaro screpolato. Tindaro è una figura della mitologia greca, il re di Sparta che sposò Leda, la madre di Castore e Polluce. Questa enorme scultura sembra sorvegliare questo bellissimo e ampio prato del giardino di Boboli, immersa nel più totale silenzio. Questa grande testa bronzea è di Igor Mitorai, uno scultore e pittore polacco, un'opera rimasta qui per sua donazione dopo una mostra sua che si svolse a Boboli nel 2002. Lo scultore è scomparso nel 2014 e, amando molto il marmo di Carrara e la Toscana, scelse Pietrasanta come luogo dove vivere e sede del suo studio e là chiese di essere sepolto. Andando avanti, ci troviamo immersi nella vegetazione. Infitti boschetti, con all'interno dei bei vialetti e dei sentieri bellissimi che si incrociano da percorrere a piedi, godendo il silenzio e la pace di questa fitta vegetazione e la sua frescura. E proprio qui, nascoste tra la frescura e la perpetua ombra di questi bei boschetti, ci possiamo imbattere in due strutture a cupola che erano le ghiacciaie. Siamo di fronte al miglior frigorifero al mondo, quello dei Granduchi di Toscana che risiedevano a Pitti. Diciamo comunque che la tecnica di conservazione dei cibi sottoterra con il ghiaccio non è stata inventata a Firenze, ma è un'arte antica sfruttando fredde grotte o scavando fosse per terra. Ma col passare dei secoli, soprattutto nel Rinascimento, si è voluto avere una struttura architettonica solida ed ecco la comparsa delle ghiacciaie che emergono solo in parte dal suolo. La struttura a cupola che vediamo oggi è del 600, ma le ghiacciaie furono realizzate già nel 500 per volere di Cosimo II de' Medici. Queste strutture sono sempre al fresco, perché sempre all'ombra di questi bei boschetti. Le ghiacciaie hanno sulla sommità della cupola delle lanterne che, oltre ad avere una funzione estetica, servivano per gettarvi il ghiaccio e come camino d'aerazione. Le buche arrivavano ad una profondità di circa 10 metri dove c'erano delle celle refrigeranti e i blocchi di ghiaccio venivano rivestiti di paglia come una camicia per conservarli fino all'estate. Qui vediamo una porticina di ingresso per calarsi all'interno della struttura, oggi murata. Sorse infatti proprio nel 600 la moda a corte del bever fresco in estate e del mangiar fresco, come il caso del sorbetto ideato dal Buontalenti. Inoltre le ghiacciaie venivano sfruttate come cantina per tenere il vino al fresco e soprattutto per conservare tutto l'anno quei cibi facilmente deteriorabili. Il ghiaccio si raccoglieva durante gli inverni più rigidi nelle vasche del giardino di Boboli o dai fiumi ghiacciati oppure dalle montagne dell'Appennino, portato su carri trainati da buoi dentro apposite botti coi bentate con sughero. Un ultimo grande cambiamento delle ghiacciaie avvenne nel 1894, quando si trasformarono in depositi per l'impianto idrico del giardino. E dopo questa interessante visita, scoprendo un'altra moda e usanza del passato, non mi resta che salutarvi. Ciao a tutti dal Giardino di Popoli, ciao a tutti da Firenze, ciao a tutti dalla vecchia Gio.